Buongiorno a tutti fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è una giornata grigia, oggi forse a Milano dovrebbe venire giù il diluvio universale, ma noi non ci fermiamo. Noi oggi dobbiamo andare a filmare l'arrivo dell'ultimo acquisto dell'Inter. Sto parlando di Matteo Darmian, che arriva a titolo definitivo dal Parma per solo 2 milioni e mezzo di euro. Il giocatore è già entrato all'Humanitas di Rozzano, sta sostenendo la prima parte delle visite mediche. Non sarà facile filmarlo perché conosciamo bene purtroppo gli uomini che lavorano per l'Inter, conosciamo bene purtroppo anche i loro metodi. L'altra volta Vidal non ci hanno permesso di filmarlo, ma noi non ci arrendiamo e anche oggi tireremo diritto fino in fondo. Quindi seguiteci perché sarà una giornata molto intensa per Darmian e soprattutto per l'Inter. Ama. Dopo numerose peripezie siamo saliti sulla 230 che ci porterà all'Humanitas di Rozzano. Dico numerose peripezie perché è arrivata con 15 minuti di ritardo causa incidente. Il giocatore è lì dalle 8 e mezza circa, dovremmo riuscire a filmarlo. Traffico permettendo, dai, comunque poi passeremo sotto il CONI per provare a filmarlo in tutti i modi. Voglio essere ottimista, crediamoci, dai. Eccoci qua, siamo arrivati davanti all'Humanitas di Rozzano, il giocatore è lì, sta sostenendo le visite mediche, tra un po' uscirà, siamo qua con Roberto, l'Inter per sempre, tra un po' lo filmeremo e poi quando andrà al CONI lo pedineremo, sperando che l'Inter non faccia scherzi e sperando che non lo faccia uscire come hanno fatto con Vidal, che l'hanno fatto uscire a momenti pure dall'extra dietro, hanno fatto cose assurde. Speriamo bene, ci sentiamo tra poco. Allora amici, il giocatore l'abbiamo filmato, però lui non ha ancora lasciato definitivamente l'Humanitas. L'hanno trasferito nell'altro padiglione dell'Humanitas perché deve fare dei controlli specifici, visto che ha avuto diversi infortuni negli ultimi anni. Noi lo rifilmeremo quando uscirà e poi ci trasferiremo al CONI per filmare l'ultima parte della sua prima giornata all'Inter. Stiamo fiduciosi, speriamo che il tempo ci aiuti anche. Ciao Matteo! Ciao Matteo! Oggi bisogna correre, non si può cedere neppure un centimetro. Abbiamo filmato tutte e due le uscite di Darmian all'Humanitas. Ora ci dirigiamo verso il CONI, sperando anche nella fortuna perché il giocatore sembra sia vicino ad arrivare al CONI. Noi però proveremo a filmarlo, a filmare anche la sua entrata al CONI. Se non la filmeremo, ci limiteremo a filmare solo l'uscita. Comunque, più della buona parte del lavoro è stata fatta, dobbiamo solo concludere. Dai! Siamo qui sotto la sede del CONI, il giocatore ha finito definitivamente la sua prima tappa all'Humanitas, ora passerà qua a sostenere la seconda parte delle visite mediche. Ci siamo. Signori, abbiamo finito per oggi. Ce l'abbiamo fatta, sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta, non è lo spot dell'Amaro Montenegro ma è la nostra giornata di oggi, che abbiamo preso un botto di acqua, vedete qua, con ombrelli improbabili, mezzi scassati, guardate che bellezza, mamma mia, quanta qualità. Comunque l'abbiamo ripreso mentre entrava, non lo possiamo riprendere all'uscita perché non ha tanto senso, anche perché riuscirà comunque in macchina, non ci permetteranno di rifilmarlo. Comunque è stata una giornata bella intensa, ora tornerò a casa, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace alla pagina Instagram, Facebook e soprattutto continuate a iscrivervi al canale YouTube. Ringrazio per l'occasione Roberto di Inter per sempre, con cui abbiamo condiviso una giornata molto intensa ed emozionante, soprattutto emozionante. Noi ci sentiamo o al prossimo acquisto, sempre che l'Inter non ci riservi delle sorprese, o alla prossima avventura che riguarderà la nostra Inter. Amala!